Bene, avendo fatto il video ieri in cui vi ho dimostrato con i numeri, ossia con il numero dei giorni, come il Signore agisca in un modo intero, ossia ha una pazienza intera, attua una cosa, dà l'idea di aspettare un tempo intero e se esso non ha un seguito come il Signore desidera, attua qualcosa che sembra giudicato folle, assegnato al Signore. Ossia che cosa? Che voi vedete qui un povero uomo. Io sono un povero uomo. Mi ritrovo in questa stanzetta che è l'unica cosa che mi è rimasta grazie alla bontà di un mio parente, che mi consente di vivere avendo un gabinetto per servizio, perché per 20 anni ho vissuto a Saronno in un locale senza servizi, io con mia madre. Mia madre aveva il suo gabinetto personale nel pannolone, io lo avevo nel gabinetto del centro sociale o del bar che era di un proprietario che si chiama in un modo tale che fa ridere, perché tutto il nostro mondo è una cosa da ridere. Ora, sono molti anni che io lo dico, spiegandolo. È un modo di vedere l'esistenza che è una vera e propria filosofia. Ma il Signore vuole mostrare una epoca come questa, che sotto il profilo tecnologico è avanzatissimo, e sotto il profilo del giudizio dato alle scoperte, lascia a desiderare in una maniera pazzesca, perché il modo di vedere la vita che vi suggerisco io è una filosofia motivatissima che spiega in maniera ottimale e felice tutta l'esistenza, la risolve. Voi potreste dire: se è così. Ma il Signore, che è così buono, volete che se un modo, uno, esista perché tutto sia a fin di bene, non lo attui? Vediamo le questioni critiche di quello che vi ho detto ieri. E per difendere te, che sei nessuno, che si mette a tu per tu con il Papa. C'ha ragione il medico che quando si portano lì, perché la gente si è messa a raccontare che tu, una persona buona come me, che ha dato la vita per l'aiuto della gente, telefona in casa delle persone e le minaccia a morte. Questo si diceva di me. Non era assolutamente vero, ma intanto si diceva. E allora due sacerdoti si sono spaventati, hanno preso per buono tutto quel cacchiericcio che c'era e sono intervenuti presso il comune di Saronno,
imponendo un accertamento sanitario obbligatorio per vedere se io fossi un soggetto temibile. E quindi sono portato lì al medico di guardia una sera alle 10 di sera, perché questo deve accertare se io sono temibile o no. E io gli racconto di essere alle prese con una cosa che lui giudica, come dire, una roba da esaltato. C'è uno che vuole vedere il Papa. E questa è un'esaltazione bella e buona da parte di uno che a Saronno non conta niente e che vuole vedere il Papa. Ecco, lui è convinto di questa esaltazione. E io ci sto, voglio che accertino se sono come dicono o meno. Io intanto non so perché sono stato chiamato lì, non sapevo nulla di cosa andavano a raccontare di falso, che io telefonassi alla gente per minacciarla a morte, perfino a persone della chiesa, non lo sapevo. E accetto volontariamente di essere sottoposto a un accertamento. Me ne potevo andare, lo accetto volontariamente. E una volta dentro decido che è proprio il caso, visto che non credono che io sia così in lizza per andare dal Papa, perché come filosofo stimolato da lui, quando con l'enciclica Fides et Ratio ha detto: filosofi, date una mano alla fede, trovate un percorso nuovo che porta a Cristo con la verità e basta. Allora io dico: è andato a trovare in galera Ariel Chapp, che ha attentato alla sua vita. Io per difendere lui ho attentato alla mia, perché non ho mangiato per 57 giorni. Sono più degno di essere venuto a trovare da un Papa, perché io per difendere lui, non per attaccarlo, per ucciderlo, per difenderlo, per portare avanti le sue iniziative, ho rischiato la mia vita. E dunque, se c'è giustizia, ritengo giusto che il Papa alzi le sue natiche dal Vaticano e invece di andarsene in giro qui e lì vada una volta tanto a trovare uno che non conta niente ma lo ha preso sul serio. E quindi, proprio per far venire la notizia alla stampa, mi metto nuovamente a digiuno. Ecco che allora l'ospedale cosa fa? Fa scattare quello che era un accertamento sanitario volontario, fa scattare un trattamento sanitario obbligatorio per costringermi a mangiare, visto che mi hanno lì sotto le loro grinfie all'ospedale. Ecco il trattamento sanitario obbligatorio che io ho dovuto accettare, perché volevo fare suscitare clamore in Italia affinché giungesse in Vaticano la notizia di costui che non in galera ma in un ospedale ritenuto anormale perché vuole vedere il Papa, che aveva ragione a essere visitato dal Papa. Ecco, ma tutto questo non è una cosa da prendere sul serio, amici. Voi avete l'idea di un Romano Amodeo che vive quasi come per gioco, come scherzasse, invade la fisica lui che è un architetto e si prende sul serio. Ma non mi prendo sul serio io, il primo che non si prende sul serio sono io, perché la vita è una
cosa messa a disposizione in un meraviglioso gioco divino in cui tutto sembra vero, tragicamente vero, perfino suscitare un diavolaccio che mi infastidisce qui su questo canale, tanto che io devo chiudere le comunicazioni vostre a me proprio per eliminarlo. Ma questo è un gioco divino. Come vedete me che gioco, vedete in me uno che di suo non ha nulla, ma è manovrato dal Signore come il Signore vuole e lo fa apparire un pisquano alle persone che si prendono troppo sul serio, lo fa apparire un ossessionato, un ammalato di spirito di grandezza, quando è il primo a dire: io non sono quello che dite, io sono zero, io mi sono fatto zero nel 1973 quando dissi al mio ego: caro Romano, tu sei uno che deve togliere proprio di mezzo il suo ego e mettere al posto suo Gesù Cristo con la sua logica. Ma se siamo in un gioco divino, bisogna prenderlo sul serio. E allora io cosa ho fatto ieri? Io sono andato alla messa, ho chiesto al sacerdote Don Vincenzo di confessarmi e gli ho detto chiaramente: ho vissuto una vita dedicata all'aiuto della gente fino a fallire, ho vuotato il mio ego affinché fosse Cristo il pilota della mia vita, ma ora io ho a che fare proprio con uno che, come io, sembro invasato da Dio, ma non invasato violentemente. Uno che ha avuto il dono di essere acconsentito: Signore, entra in me e comanda tu, e lui lo ha fatto. Quindi io sono stato un possesso di Dio volontariamente, ma mi ritrovo contro uno invasato da Satana, che sembra conoscere cose perfino segrete nella mia vita e le usa in tutti i modi possibili e immaginabili per debilitarmi. Accortosi che non può sconfiggermi con la scienza, lui che si spaccia per uno scienziato, che avrebbe addirittura un comitato di scienziati che mi giudicano poi uno ossessionato, uno così e così, e poi dice che devo chiedere perdono al Signore, che il Signore ti perdoni. Io, caro Don Vincenzo, proprio per venire incontro a tutti i modi che la Chiesa Cattolica dà per una pulizia interiore, io confesso la mia fede di essere stato invaso da Dio. E ora questa lotta che io sto facendo anche contro Satana, perché voglio ricorrere a tutti i mezzi che il disegno di Dio mette a disposizione di un cristiano per la sua pulizia interiore. Questo è il gioco di Dio e io a questo gioco ci gioco. La vita la possiamo giudicare in vari modi. Uno, il più bizzarro, ma riferendoci a Dio, potremmo giudicarla uno scherzo da prete, oppure un incubo infernale.
a seconda dei modi con i quali ciascuno di noi affronta la vita. C'è chi la prende sul serio in una maniera pazzesca, e allora per lui è un incubo infernale la vita. C'è chi la prende con leggerezza, come giocando, e sono io. Costui è uno che ha capito che noi siamo dentro un disegno apparentemente talmente crudele da avere costretto, pensate un po', il figlio di Dio a essere crocifisso, perfino crocifisso per l'aiuto delle anime. Ora, perché tutto questo è ammissibile e giustificabile? Primo, perché non è vero, ma appare. Secondo, perché quello che appare è tutto il contrario di quello che appare. In base a questo, Dio che mette a morte è Dio che pone finalmente fine a questo scherzo del prete o incubo infernale e finalmente fa cominciare a vivere le sue anime. La vita comincia davvero alla fine della morte, perché fino a quel punto lì è stato, come vi sto facendo capire, uno scherzo da prete o un incubo infernale. Falso, apparente e non meno esistito, perché noi stiamo vedendo un'esistenza al contrario di quella che è. Dove Dio salva, noi stiamo vedendo in questa vita reale il diavolo che uccide, il Signore che porta a morte e che sembra crudele, porta finalmente le sue anime a iniziare finalmente a vivere. Se il Signore lo facesse a altri, potremmo ancora dire: ma caro Signore, tu giochi con i poveracci, ma le nostre anime sono anime di Dio. È il Signore che gioca con le sue stesse anime, le sue. Noi siamo anime di Dio. Per cui tutto, vedete, è a fin di bene. La vita fino alla morte è esistita, come la stiamo vedendo, ma solo in potenza, per creare, quando finalmente cominciamo a vivere dopo la morte, una esistenza potenziale, solo potenziale, di un vissuto inferno, un vissuto scherzo da prete, che ci ha messo però chiaramente nel contesto la voglia di vincere, la voglia di gioia, di felicità. Per cui tutto il disegno terribile che il Signore vi ha mostrato nel video di ieri, che mette a morte per difendere me, non ha messo a morte le sue anime, le ha fatte uscire da questo castigo infernale che è la vita. A voi sembra un castigo, ma è tutt'altro. È Dio che finalmente, dove sembra terribile, che fa crollare le due torri gemelle, che bombarda il paradiso terrestre storico, che fa venire lo tsunami, è Dio che salva. Noi stiamo vedendo un mondo in cui tutto il male che c'è è Dio che salva. Buona giornata.